This one is rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I will. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Free Time Joe. Oggi sono qui per parlare un po' di Bari Spezia, finita col risultato di 1-1, un buon pareggio per le Aquile. La partita è stata giocata domenica 13, partita serale delle 8:30. E un pareggio buonissimo, un punto d'oro portato via dal San Nicola, perché credo che sia un campo molto difficile, a parte lo stadio che è molto bello, ma il campo è difficile e giocare là, insomma, sono sempre partite faticose. Infatti la prima cosa che ho visto è stata proprio questa, che lo Spezia arrancava, proprio si faceva tanta fatica per costruire azioni, per andare avanti. Però magari è così di natura, io credo che sia così. Vabbè, parlando proprio della partita, è iniziata col calcio d'inizio del Bari e l'occasione più bella, più pericolosa che abbiamo creato noi, mi ricordo che è arrivata, non ricordo precisamente il minuto, però con Pulsetti che da fuori area ha scaricato questo destro, Mikai si è lanciato e l'ha respinta. Poi Sciaudone è arrivato un po' frettoloso e non è riuscito a tirare bene. Al 37esimo è passato il Bari con il suo primo tiro in porta, però questi qua sono molto concreti. Però cioè, tutte le nostre avversarie, tutte le nostre squadre avversarie danno l'impressione di essere più concrete di noi. Boh. In ogni caso c'è stato un cross, una spizzata di De Luca che cambia la traiettoria della palla, di poco ma la cambia, e poi in scivolata segna Brienza beffando Cicizzola. Ecco l'azione. E dopo c'è stata una buona occasione per noi con Okereke, che lì nel corso del primo tempo si è anche infortunato, gli si è aperta una ferita qua nello zigomo per un colpo ricevuto e involontario credo, però comunque si è ferito, poi è dovuto anche uscire, ma vabbè, ve lo dico dopo. Insomma, c'è stata questa occasione con lui che ha scattato, ha scaricato questo bel tiro da fuori area e palla fuori di poco. Il primo tempo finisce così, 1-0 per il Bari, avremmo potuto fare meglio, questo era il ragionamento che facevo lì sul momento. E niente, inizia il secondo tempo, io speravo che la partita fosse meno arrancata, che facessimo meno fatica, perché ne stavamo facendo veramente tanta, e diciamo che come tiri, quelli che ricordo sono stati da lontano, e me ne ricordo due, sono finiti però tutte e due le volte in mano Mikai, che tranquillamente ha controllato. Eccone uno. Ed ecco quell'altro. Dopo questi nostri tiri non ci sono state tante altre occasioni, finché non abbiamo trovato il pareggio all'82esimo, proprio a 8 minuti dalla fine. E il Bari si è fatto autogol, ma è stato un autogol veramente un capolavoro, un autogol da antologia, se l'è buttata nella propria porta Fedele. Grazie mille Fedele, sei veramente un mito, e veramente un autogol stupendo, in bellezza proprio, e per quanto è clamoroso supera quello di Di Cesare, quello che fece in Spezia Brescia 4-1 nel campionato non scorso, quello prima. L'azione è andata così, c'era De Col sulla fascia, De Col ha crossato dentro l'area, non sono riusciti a spazzare i baresi, non siamo neanche arrivati noi né con Granoce e né con Maggiore. C'è arrivato però Fedele che praticamente ciabatta, fa per mandarla in corner e invece col sinistro la butta nella propria porta in modo incredibile. Un autogol che sa anche molto di strano, in effetti è un autogol strano,
Però comunque ora vi mostro l'azione lasciando anche il replay. Direi che non c'è stato altro, comunque poco altro, a parte l'occasione con cui abbiamo sfiorato il vantaggio proprio all'ultimo secondo di gioco con Antonio Piccolo, che è entrato nel corso del secondo tempo, e nel secondo tempo, ve l'ho detto prima, è anche uscito Kereke, che era infortunato. C'è stato questo destro da fuori area di Piccolo, che però è passato alto sopra la traversa, peccato. Però è più giusto il pareggio, credo. La vittoria non sarebbe stata così meritata, ma il pareggio è più giusto. E niente, Bari Spezia 1-1, posto in palio divisa. La prossima partita sarà sabato 19 alle 3 di pomeriggio, sarà contro il Cesena. Io, come al solito, vedrò di seguirla e se sarà così, la commenterò ovviamente con un video. Va bene ragazzi, grazie della visione, un saluto al vostro Free Time Joe, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi, ciao!